Ciao a tutti, oggi qui con noi Mattioli e Leonardo, nuovo arrivo in casa Unione La Rocca. Ciao Leonardo e benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie e benvenuto. Arrivi all'Unione dopo una stagione strepitosa con il Montecchio, durante la quale siete riusciti a vincere Coppa e centrare la promozione in Serie D, un qualcosa probabilmente di ripetibile. Sì, è stata una cavalcata molto lunga e faticosa, però alla fine ci siamo tolta una soddisfazione veramente importante. A livello personale avevo vinto l'eccellenza qualche anno fa a Cartigliano, però questa qua ha avuto un sapore ancora più forte e più goloso, ecco. Senza ombra di dubbio sei tra i pezzi pregiati della nostra campagna acquisti. Lo consideri più un onore o un onore? Beh, sicuramente è un onore, perché arrivo con delle aspettative che mi piacciono e che appunto a rispondere nel modo adeguato, e sicuramente è anche un onere, perché è una responsabilità, sono responsabilizzato, voglio essere responsabilizzato e speriamo di toglierci delle soddisfazioni grandi tutti insieme. Alla tua porta hanno bussato numerose squadre, cosa è stato decisivo per venire qui all'Unione? Beh, allora, l'aria che si respira probabilmente è stata la cosa che mi ha colpito di più. Si respira un'aria sana, pulita, e è molto coerente con il mio modo di fare calcio e di vedere il calcio. Sono sicuro poi che questa cosa porti benessere ed entusiasmo, che poi si trasforma in punti quando si scende in campo. E quindi questa è la cosa importantissima. Poi si arriva da un'annata di entusiasmo e sì, qui il piede è sull'acceleratore, quindi ci sono tutti i presupposti per fare le cose fatte bene. Hai giocato a lungo in Serie D e sei stato per diversi anni la bandiera del Cartigliano. Con quali propositi inizi questa nuova avventura? Ripetere la stessa cosa che è stata fatta a Cartigliano, quindi magari cercare di tararsi nella categoria, come ho fatto il primo anno di eccellenza a Cartigliano, e poi, perché no, puntare a salire e portare la Rocca in Serie D. Bene Leonardo, grazie e ci vediamo presto in campo. Grazie a voi.